notizia d'Abruzzo, siamo ad Ortona con la candidata della Lega Annalita Guarcino, che si illustra il programma e gli auspici per le prossime elezioni, il 19 febbraio. Sì, oggi con l'apertura della sede, quindi l'inaugurazione della sede, ho voluto anche specificare un po' quelli che sono i miei 5 punti importanti su cui lavorerò e su cui mi confronterò anche con le altre forze politiche. Allora, io credo che intanto il consigliere regionale deve sicuramente interessarsi di tutta la provincia e in particolare della zona da dove deriva. Intanto i miei 5 punti importanti sono: lavoro, non uno slogan, ma sicuramente impegnarsi per trovare, costruire e inventarselo il lavoro per i giovani. Oggi non avere lavoro per un giovane significa non avere neanche più la dignità, non avere la voglia neanche di fare politica, perché il mondo è visto proprio con un'ottica completamente negativa. Quindi sta a noi che andiamo appunto a sedere in questi luoghi dove si legifera, dove si ha la possibilità di toccare con mano quelle che sono le possibilità esistenti sul territorio. Prendere ancora poco tempo per spiegarvi anche cosa voglio fare io come candidata, altrimenti nessuno sa questa candidata che cosa vuole realizzare per la sua città. Allora, innanzitutto la cosa importante è che io sono stata candidata dal partito. Il partito, come ha detto appunto Palmerino, ha scelto Annalita su Ortona. E io ho accettato perché amo Ortona, l'ho fatto per un grande amore per la mia città, perché non potevo più sopportare l'idea che Ortona non fosse rappresentata assolutamente e specialmente in questi ultimi anni. Ortona è stata completamente abbandonata. Guardate che noi abbiamo avuto ultimi consiglieri regionali che si ricorda nella storia, si ricordano. Quindi regionali proprio di Ortona, noi abbiamo avuto il grande Francesco, che era Francesco Di Stefano, che fece fare poi l'ospedale, cioè persone che hanno amato Ortona, che hanno lasciato il segno. Io voglio lasciare un segno, il mio segno, quello che ho imparato nella mia vita, voglio metterlo a disposizione di questa città nel migliore dei modi. E ho nella mente di toccare e di concretizzare 5 punti. Questi 5 punti importanti, che sono sicuramente il lavoro, ma non farne uno spot, lavoro per tutti, devono lavorare tutti. Dobbiamo imparare a cercare, a dare vita al lavoro. Ortona è una cittadina a cui non manca nulla. Ortona è una cittadina bella, dove si vive bene. Il problema più grande è che sono venuti a vivere qui quelli che sono andati in pensione, che è anche una bella cosa, ma non è quello che noi vogliamo di Ortona. Noi vogliamo che i nostri giovani capaci possano vivere qua. Abbiamo la possibilità di attrarre, quindi dobbiamo cercare di fare una politica attrattiva affinché si possano creare posti di lavoro. Ma si può fare, perché abbiamo la possibilità di sfruttare il turismo. Noi abbiamo la porta del percorso del GAL, la porta della Costa dei Trabocchi. Nessuno sa cos'è il GAL. In questa cittadina nessuno, se non qualcuno proprio toccando e contando sulla mano, sa cos'è il GAL. E questo è uno strumento importantissimo di cui si è appropriata tutta la sinistra. Esistono GAL in tutta Abruzzo e sono gruppi di interesse che lavorano per un determinato territorio e producono attività poi che diventano punti di riferimento: il peperoncino dolce di Altino, il Boconotto diventano dei marchi. Noi abbiamo il marchio Costa dei Trabocchi, che diventerà
il nostro volano turistico è Ortone La Porta. Cosa vuol dire? Che da qui inizierà questo percorso. Su questa costa dei Trabocchi si dovrà lavorare, sono 40 chilometri di costa, una ciclo pedonabile che permetterà ai giovani di attivare piccole officine, ostelli, punti di rifornimento, idee, tante idee. Non dobbiamo lasciare tutta la sinistra. Purtroppo già la presidenza è andata, perché nel momento in cui nasceva e nella grande confusione tutti i vari interessati non c'erano. Quindi lavoro e costruirlo il lavoro, cercare di portarlo. Io ho fatto il consigliere comunale, sono riuscita a costruire dei piccoli percorsi lavorativi a piccoli soldi, senza una lira, consigliere comunale con delega al sociale. E all'ambiente. Mi sono inventata una catena tra il sociale e l'ambiente e ho fatto i punti di deposito, perché avevamo cominciato il porta a porta e abbiamo fatto queste piccole isole ecologiche alla buona. Abbiamo avuto un ciclo di personale che ha lavorato 3 ore al giorno, facendo lavorare circa 7-8 persone borderline che venivano a chiedere 50 euro. Non era giusto chiedere 50 euro, era giusto dare qualcosa per poter avere. E quella è la mia, diciamo che, la mia fisima, il mio pallino. Grazie. Io ti aiuto di essere qua. Questa è una giornata importante perché dà l'abbrivio proprio alla campagna elettorale, che sicuramente abbiamo fatto in questi giorni, ma l'abbiamo fatta con, diciamo, un'idea, con l'ipotesi di poter andare avanti. Oggi siamo invece nella convinzione completa che bisogna correre. Abbiamo il presidente, abbiamo le liste, arriverà Salvini, abbiamo il candidato all'opposizione, ne abbiamo 2, non li nominiamo, nominiamo solamente il presidente nostro che si chiama Marsilio. E quindi oggi è una giornata importante proprio perché apriamo la sede, apriamo le stanze della politica. Quindi da oggi in poi questa è la casa di voi tutti, di tutti coloro che avranno voglia di vivere questa avventura, di correre per riprenderci l'Abruzzo. Noi dobbiamo assolutamente riprenderci l'Abruzzo. Allora, io mi candido come consigliera regionale e mi candido con la Lega, che seguo ormai da alcuni anni, e oggi sono felice di avere a fianco a me 2 persone che stimo molto. E comincio con Peppino Tagliente perché è un amico di lunga pezza. No, perché è un amico di lunga pezza, altrimenti sono vecchia pure io, Peppino. Allora, Peppino è veramente un amico di tanti anni fa. Siamo sempre stati legati dalla stessa parte politica, dagli stessi ideali, dalle stesse aspirazioni, dagli stessi amici. Abbiamo condiviso degli amici cari, abbiamo condiviso Nicola, abbiamo condiviso Teodoro, abbiamo condiviso amici cari. Le persone che hanno fatto la politica, che hanno lasciato una traccia. Ognuno di noi, chi è del centrodestra, prende la campagna e prende l'abbrivio. Cioè prende il volo, ed è una bella espressione, ed è una bella espressione.